capisci, Alfredo, che siamo arrivati al punto che il mio confessore non ha il coraggio, o meglio la possibilità, vero, di affrontare una scema di 18 anni spaventandola un po' moralmente. Sì, 18. Li compie domani, te lo ricordi? Volevamo farle una festicciola, il nonno le faceva il braccialetto d'oro con lo smalto. E lì nel comò il braccialetto d'oro, e chi glielo dà più? Capace che ce lo tiri in testa. Io le avevo ordinato il leopardo, bellissimo, giacca naturalmente, e lascerò dal pellicciaio. Ormai si veste solo di stracci. Mi è andata in giro tutto il mese scorso con un giacchino da militare, con l'ondata di freddo che c'è stata. Ora, per un residuo di educazione che mi ha dato mio padre, avevo pensato di rivolgermi a un prete, l'unico che conosco, vero? E che per la nostra generazione, per quanto cinici, per quanto aggiornati, era una voce. Prima di ricorrere agli avvocati. Perché tu sei quello che sei, ma sei qui come avvocato, è il colmo, ma è così. Rotta. Non so più cosa vedo da qui. Anche Roma è finita. Case ormai. Era campagna fino a un paio d'anni fa. Cosa ne sai tu? Ci sono già stata, no? Ah, forse una volta. Allora, se c'è questa omertà generale, anche delle forze morali con questa gioventù, paura, credo. Tu mi devi trovare la legge che mi consenta di agire. Bavaria. Chissà chi me l'avrà dato questo. Boh, che ne so io, te l'avranno regalata per una consulenza. Strano che la tua ladra l'abbia ancora venduta. Ma poi cosa dico legge? Ma che legge? È minorenne. Tu lo sai, Alfredo, che cosa ho fatto io per questa figlia. E credo proprio che ne valesse la pena. È bella Barbara, è veramente bellina. Ha un fisico particolare, fine, moderna. Sono io la prima a dire che è modernissima. Potrebbe avere tutto. Ma avesse detto che vuol fare l'attrice, la pittrice, la mannequin. Sono cose che generalmente si dicono in malafede. Io ho fatto degli sforzi reali per adeguarmi. E il salto con questa ultima generazione è notevole. Mia figlia, per come l'ho educata io, potrebbe essere una donna perfetta, potrebbe vivere nel migliore dei modi. E che vive da sola? Vive con me. Hai detto potrebbe vivere nel migliore dei modi, se dipendesse da lei? Perché? Da chi dipende, scusa? Dalla società, da tante cose. Non tirarmi in ballo la società, Alfredo, perché questi sono argomenti che vanno bene quando non ci sono di mezzo i figli. Io me ne infischio della società. Io voglio che mia figlia sia felice, bella, ricca, corteggiata, distinta, e non che vada in giro sporca, lacera, in balia di uno stupidello. Ma lo sai che questo demente ha 20 anni? Quanti dovrebbe averne? Minimo, minimo 26, 27, un vestito, una laurea, una macchina, persino tu ce l'avevi. Sì. Io direi che tu le facessi parlare. Da chi? Da te, come avvocato, chiaro, pagato dalla madre. Informandola della possibile interdizione e minacciandola di denuncia alla polizia nel caso persegua nell'intenzione di partire. Perché non posso, scusa? Io sono la madre e il padre è morto. Oh, la patria potestà ce l'ho io? Certo, usala. Ti odio, sparisci! Ma insomma dovrei suicidarmi per amore tuo e della bambina. A me basta che tu sia morto per me, del resto puoi vivere. Oh, queste storie pirandelliane non stanno in piedi nella vita reale, Nucci. Dipende da noi se tu ci stai e ci starai, perché hai sempre odiato le responsabilità. Su, Barbara, adesso dici la preghierina per papà in cielo, poi svelto e dormire.
Il suo bambino fa dormire, infatti è mio papà. Uffa, mamma, tanto lo conosco. Ma andiamo, Bibi. È lì che ti guarda. Non fargli dispiacere. Io ho rispettato sempre la tua natura selvaggia perché sono un pigro. E poi, ormai... Hai quell'altra bella famigliuola. Sei sempre così serena nei tuoi giudizi. Allora, cosa dovrei... Ripassarti il codice e dirmi cosa posso fare. Fai conto che invece che per Barbara sia per quel fagotto là. Mia figlia mi è sfuggita di mano. Me l'hanno plagiata. E io devo essere appoggiata dalla legge. Sai, legalmente non mi pare che ci siano gli estremi. Non sono tali da... Ma poi tu ti devi mettere in testa che la legge non è una cosa per regolare o compiacere i tuoi sentimenti. Comprensibilissimo. Ma poi guarda, da retta a me, prova a darle due schiaffi, ti autorizzo. Stai calma e saluta la mamma. Oh, pardon. Tua figlia è troppo alta per arrivare a schiaffeggiarla, non ha preso da noi. È malata e stai tranquillo che la farò guarire.